Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi nuova puntata di Decluttering. Avete visto la fotocamera muoversi un attimo perché stanno i miei cagnoloni qui. Lui è uno, si chiama Roy. Sky, vieni qua, Sky, vieni. Aiuto, e lui è Sky che pesa molto di più. Ciao! Bene, oggi faremo il decluttering della makeup collection. Non so se è in una o più puntate, perché devo liberare spazio appunto in questo cassetto enorme. È enorme, cioè nel senso in questo cassetto, ma ci sono tanti prodotti e non entrano più. E quindi voglio fare una cernita dei prodotti che utilizzo o meno. Sky, scendi da lì. Qui ho tutti quanti i pennelli che ieri sera ho messo a lavare e in camera ho, diciamo, i pennelli sostitutivi e aspetto che questi qui si asciugano. Qui ho tolto praticamente, se avete visto, se vi ricordate dagli altri video che vi lascio qui su, ho tolto le due parti appunto di rossetti, cassetti di rossetti che stavano. Qui avevamo sistemato in un vlog questa parte di make-up, di skincare che ci fa questo qui, ok, lo devo prendere, di skincare, e in più ora c'è l'altra in camera. E su TikTok abbiamo sistemato anche questa parte, prima c'era il giradischi e questi due appunto erano quelli del bagno. Qui abbiamo i rossetti in maniera provvisoria, deve arrivare l'organizzatore. E questo è il cassetto di cui dobbiamo fare pulizia. Tutto quanto questo. In più sulla scrivania abbiamo qui i pennelli, diciamo quelli di riserva, qui altri prodotti che non entravano, matite labbra, altri rossetti di Chiara Ferragni e poi abbiamo in realtà anche queste due parti qui. E poi in quest'altra cassettiera abbiamo tutti quanti questi prodotti, qui alcuni prodotti di Shiglam, di Chiara Ferragni, la Pretty Grange di Huda, e qui dentro proprio abbiamo un sacco di prodotti che devo sistemare da quell'altra parte. Avevo fatto una sorta già di selezione quando ho pubblicato il video dei, diciamo, preferiti e bocciati, che vi lascio qui su, e questa è una selezione di prodotti che non voglio più. Ovviamente con il decluttering, cioè questi prodotti non li butto, ma li regalo a mia sorella, mia madre, miei familiari, non so, insomma. Oppure se sono prodotti proprio nuovi, mai utilizzati, ma non credo, li lascio comunque su Vinted. Andiamo ad una categoria alla volta, iniziamo dai primer. Abbiamo questi due di Shiglam, sono in realtà la stessa formula, ma tipo questo è bianco ed è più liquido, poi invece questo qui è più cremoso o rosa e sa di bubblegum. Questi li tengo entrambi perché mi piacciono molto. Sempre di Shiglam abbiamo questo nella collezione Love Dive, e questo è idratante, anche questo mi piace tantissimo, ha questa consistenza gelosa e ovviamente da tenere. Poi abbiamo, allora, questi due sono uno il dupe dell'altro, questo di Charlotte, questo di Elf, si possono usare, anzi io li utilizzo sia come illuminanti liquidi che come primer, mi piacciono tantissimo, quindi da tenere. Poi abbiamo, allora, questi due di Essence, questi di una collezione vecchissima ma che a me piace, quindi lo voglio ancora tenere. Wanna Be My Honey. Poi abbiamo questo, il Fix and Last di Essence. Carino, non mi fa impazzire, però comunque anche questo da tenere, è anche abbastanza una novità. Questo di Wycon, che io utilizzavo praticamente come dupe di quello di Charlotte. Funziona ancora bene, si può usare sia come primer che come illuminante liquido. Stessa cosa questo di Charlotte. In realtà questo, l'unico problema è che ne esce tantissimo. Infatti, cioè già dal pack, il pack non mi fa impazzire e comunque fa ancora la sua funzione. E ultimo, in realtà, questo qui che devo declatterare purtroppo perché è super scaduto, in quanto l'ultima volta che l'ho usato, cioè a parte che guardate si è fatto nero, questo è il Vitamin Glow di Smashbox, ma proprio come esce, cioè sembra una pappetta, secondo me non è proprio, cioè secondo me è proprio scaduto, non so se riuscite a capire. Non me lo ricordavo così grigiastro e marroncino. E passiamo ai fondotinta. Abbiamo ultimi arrivati questi due di Shiglam. Io ho provato un di Shiglam, vi lascio il video anche qui su, una full face però con i campioncini di fondotinta, quelli nella versione idratante. Non mi sono piaciuti per niente. E mi hanno inviato questi qui di Shiglam. Ho un codice sconto che è ErikaHit15 se vi interessa. Sono nella versione matte.
matte, ma sono buonissimi. Si chiamano Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Sono matte, sì, ma non seccano la pelle. Io ho la pelle tendenzialmente secca. Ce l'ho nelle due colorazioni, Fair e Chantilly. Il pack è super lussoso, non so se si riesce a capire, ma sono proprio belli, proprio di consistenza. Ne basta pochissimo e mi piacciono tanto. Fair è la mia colorazione del momento, Chantilly magari per andare ad illuminare, oppure la colorazione invernale. Entrambi da tenere, in realtà tolgo le scatoline perché non mi servono. Poi andiamo avanti con questo di Mesauda. Il The Skin di Mesauda purtroppo non mi piace sulla mia pelle. Io ho una pelle tendenzialmente secca. Questo sì, sembra, dovrebbe essere almeno un tipo seconda pelle, ma non fa a me questo effetto. Poi le colorazioni sono un po' stranine, quindi non mi fa impazzire. Questo l'ho declatterato. Andiamo avanti con il Super Stay Skin Tint di Maybelline con vitamina C. Mi piace tanto. In realtà la prima volta non mi ha fatto un bel effetto appena l'ho applicato, poi l'ho spiegato appunto nell'ultimo video in cui ci trucchiamo insieme, proprio le novità che vi lascio qui su. È bellissimo perché si setta man mano con il make-up. L'unica cosa è che le colorazioni, cioè almeno quelle vendute da Acqua e Sapone, ne sono 5. C'è la prima, la 03, poi c'è la 10 e poi c'è la 30. Da un salto cromatico da uno all'altro netto. La 3 in realtà è leggermente chiara per me, ma la 10 è troppo scura, quindi ho preferito prendere la 3 e poi vado a stabilizzare un po' i colori con il resto dei prodotti. Comunque super super ottimo, non mi fa impazzire la pipetta in realtà, perché poi andrà sicuramente tutta quanta qui intorno. Procediamo con questo, che è il fondotinta di Make Up By Mario, è il mio preferito ormai, e in realtà ho fatto uno stress test che vi lascio sempre qui su, assolutamente spettacolare da provare, non ha i brillantini se lo applicate con il pennello, invece con la spugnetta sì, e niente, mi piace tantissimo, fa effetto seconda pelle, ma è anche stratificabile. Qui abbiamo questo campioncino, anzi questi campioncini, del Faux Filter Luminous Matte di Huda Beauty, da provare, me ne ero completamente dimenticata e quindi da tenere. Poi abbiamo questo, che è il The Skin di Nabla, molto molto carino, mi piace il fatto delle sfere di acido ialuronico, perché fa sì che man mano nel tempo il finish sia sempre bello. Poi abbiamo questo di NARS, che in realtà, allora, è bello sì, ma in combo con la crema di L'Oreal, quella viola, ecco, con l'acido ialuronico, quella è spettacolare in combo, stupenda. La colorazione è Oslo, leggermente chiaretta, ma l'ho presa apposta per l'inverno, appunto, non per l'estate. Poi abbiamo questa crema di Attashi, la DD Cream, che vi consiglio assolutamente perché fa un effetto bellissimo, solo che questa colorazione per me va bene in estate e non in inverno, infatti ora è un po' troppo scura anche se è la prima, e vi lascio il link, ovviamente tutti quanti i prodotti in descrizione, e di questa trovate il link sulla mia vetrina Amazon nella sezione proprio make-up. Altro fondotinta che in realtà non mi ha fatto impazzire, pensavo andasse bene in realtà, è questo di Giorgio Armani, Luminous Silk. Tutti quanti ne parlano bene, io ce l'ho nella colorazione numero 3, ma ha fatto un effetto strano su di me. Non so quale sia il motivo, da riprovare ancora. L'ho provato solo un paio di volte e la prima volta proprio non mi era piaciuto per niente. Quindi questo qui diciamo da riprovare. E come fondotinta low cost abbiamo questi due, Pretty Natural di Essence e Hydro Hero di Essence. Questa una versione soft matte e questa una versione idratante. Mi piacciono tanto entrambi, colorazione 05 e colorazione 30 030. Passiamo ora ai correttori. Iniziamo dai colori correttivi. Huda Beauty, questa è la colorazione Pink Pomelo, è la prima delle 5, ma per me è troppo troppo scura, ma comunque mi piace molto l'effetto perché è molto sottile. Lo applico prima del fondotinta, così già si inizia a camuffare un po' col fondotinta, perché sennò sembra che qualcuno mi abbia picchiato, e questo da tenere ovviamente. Altro colore correttivo che ho praticamente finito, questo di Becca Loves, no, Smashbox Loves Becca. Questa è la colorazione quella più chiara, è molto molto idratante, quindi se volete un correttore, un colore correttivo bello idratante, al di sopra dovete andare con un correttore matte, perché altrimenti poi segna ancora di più le rughette. Procedendo sempre col colore correttivo che io utilizzo come colore correttivo, è
questo di NARS, colorazione Vanilla Light 2. Mi piace tantissimo. Questo, a differenza di quello di Smashbox, è matte, completamente matte. E questo, per chi ha una pelle secca, può essere anche non fissato, oppure può essere utilizzato proprio sulle imperfezioni perché rimane lì fermo e bisogna applicarne poco perché è super super pigmentato. Diciamo, come colore correttivo c'è anche questo, lo 05 di Maybelline, e quello con la spugnetta. Allora, a parte che questi pack non mi fanno impazzire di per sé, questa è quella versione rosata super virale. Già la formula di Maybelline a me non piaceva, del correttore normale, quando ero più piccola. L'ho riprovata anni dopo, non mi piace tuttora. Colore correttivo sì, ma comunque secondo me rimane in modo superficiale, non mi piace, insomma, bocciato. Quindi questo qui decluttero. Questo di The Ordinary ora per me è troppo pastoso. Che colorazione è? Dovrebbe essere tipo un, ecco, 1.0N, una delle prime. Super bianco, questa qui l'avevo presa per fare, l'avevo presa per il correttore, però è troppo pastoso, troppo secco. E guardate un po', cioè forse la devo provare come primer occhi, cioè guardate quanto è pastoso ed è troppo chiara per me. Questo in realtà, ah no, questo è un fondotinta, che però ricordo che la colorazione è 5.5 e utilizzo pure, ho utilizzato tipo una sola volta come bronzer più che altro. Sì, al massimo si può utilizzare come bronzer. E questo sia il Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani. Magari da provare mixandolo al fondotinta che ho nella colorazione 3, proprio come bronzing. Altro di Lancome, colorazione 02 Light Rose. Questo ha fatto un po' d'acqua dentro, seppure separato. Mi sa che questo è assolutamente da buttare. Andiamo con questo di Neve Cosmetics. Allora, questa è la colorazione Fair, dovrebbe essere la prima o la seconda. È il correttore ristretto, sì, bello pigmentato. Ho fatto anche di questo lo stress test, ma non lo so, non mi fa impazzire. Lo devo riprovare e nel caso lo decluttero perché l'avevo messo nei bocciati. Però magari dopo un po' di tempo vediamo un po' se lo rivaluto. Procediamo con questo di Clio. Era il mio preferito appena uscito perché non c'era nessun correttore di questa consistenza. Anche questo da riprovare, l'ho quasi finito in realtà. La colorazione è la 01, solo che ora mi sembra un bel po' pastoso perché poi sono passata a correttori un po' più leggerini. Altro bocciato, questo di Nabla, il Regeneration, in quanto, vabbè, oltre il pack scomodissimo, le colorazioni sono 5 colorazioni tipo. Questa dovrebbe essere la più chiara, la porcelain, o no? La seconda per me è già troppo scura, questa però è troppo troppo bianca, ma io la uso per non, proprio non buttarlo come colore illuminante. Quindi diciamo lo posso lasciare per questa funzione, ma è tra i miei bocciati, cioè non lo ricomprerei mai più. Altro super bocciato, questo di Essence, avevo un'aspettativa altissima, colorazione 05 Cool Porcelain, bocciato perché il pack era bellissimo, ma è troppo pastoso e si asciuga un sacco in fretta. Cioè questo qui va bene per chi ha una pelle grassa, perché è super pastoso e rimane lì, cioè assolutamente per me non fa. Forse lo regalo a mia sorella che ha la pelle grassa, ecco. Il mio preferito low cost al momento, questo di Catrice, il Cover and Care, assolutamente spettacolare, l'ho praticamente terminato. È la 002N, si fonde perfettamente con la pelle, è liquido, non va nelle pieghe, cioè nel senso va, ma in modo attenuato, ecco. Dura tantissimo, colorazione perfetta, idrata, super super approvato, provatelo assolutamente. Questo bellissimo, che però per me va bene solo d'estate perché è una colorazione troppo scura, la C3, come potete vedere è super super scura, oppure la uso come colore correttivo. Mi piace tantissimo ed è di Revolution, consiglio assolutamente. E secondo me non è il dupe di questo di NARS, perché appunto li ho entrambi, questo l'hanno denominato come dupe, ma assolutamente non lo è,
perché questo rimane un po' più idratante di Revolution. Questo invece, proprio come il pottino, è molto matte. Inizialmente non l'avevo capito, però poi man mano utilizzandolo sì, ma forse non lo ricomprerei, ecco. Diciamo è anche un po' difficile da stendere, ma una volta steso fa un bel effetto e potete anche non settarlo con la cipria o al massimo una cipria super super leggera, perché è molto matte di suo. Questo di NYX è super super bello, d'estate assolutamente non va bene perché è molto idratante e diciamo che anche con la cipria è difficile che si setta, soprattutto d'estate. Light ed è il Bare With Me, assolutamente consiglio per le stagioni invernali e fredde. Altro mio preferito, colorazione 1N Neutral di Dior Forever Skin Corrector, bellissimo. L'unica cosa che anche questa ha sbagliato un po' la colorazione, questa è un po' borderline, cioè uso prima questo correttore e poi magari vado con quello di Nabla ad illuminare, o comunque con un altro correttore più chiaro ad illuminare, anche se la colorazione 1N, ecco, è molto scura per me, da utilizzare per forza in combo con un altro correttore più chiaro. Ultimi due, in realtà posso buttare anche questa confezione, sono questi di Ish Glam. Anche questi sono, questi ecco, sono simili a questo di NARS, assolutamente, secondo me sì, magari facciamo un paragone se volete. Colorazione Fair e colorazione Chantilly, proprio come i due fondotinta in combo, li ho scelti proprio così, e uso la Chantilly per andare ad illuminare. Anche questi possono essere non settati con la cipria e questi li terrò. Fatemi sapere se volete anche una full face intera dei prodotti Ish Glam, perché ho prodotti per diverse full face Ish Glam, quindi fatemi sapere. Passiamo ai prodotti sopracciglia. Partiamo dalla base, che per le sopracciglia voglio l'effetto laminato, o se non proprio laminato, un effetto comunque che rimangono su lì. Partiamo da queste che sono le Brow Glue di NYX. Ne ho due, questa appunto è una nuova, non l'ho ancora aperta. Avevo finito la mia, la prima, e di queste sono innamorata, quindi assolutamente ho fatto scorta con i saldi su Amazon, e trovate il link sempre di Amazon giù. Poi andiamo avanti, questa in realtà è di Temu, presa da Temu, mi piace tantissimo, è una cera, questo è il suo scovolino, bisogna bagnarla anche con dell'acqua e rimangono su, quindi bello, mi piace. Cosa che in realtà tipo non fa questa di Ish Glam. Allora, prendo tutti quanti i prodotti sopracciglia di Ish Glam, così li valutiamo insieme. Dovrebbero essere tutti quanti questi i gel. Allora, il primo che ho preso è stato questo qui, che è una cera, assolutamente non fa niente. Due secondi dopo sono di nuovo giù, quindi assolutamente da declatterare, ma neanche da regalare, ecco. E questo, ho visto le recensioni, mi sembrava molto bello dalle recensioni, infatti è stato così, tanto è vero che l'ho quasi terminato. Anche lo scovolino molto molto carino, aiuta a pettinarle per bene, quindi questo rimane. Poi ho preso questo qui, che è sempre una cera, dovrebbe essere tipo il dupe di Anastasia Beverly Hills, a parte che si è, come si può notare, tutto quanto asciugato. Questo è lo scovolino, questo da tenere perché era proprio in combo, ma a parte non faceva nessun effetto, cioè questo è proprio si è asciugato, quindi da buttare completamente. Da tenere solo lo scovolino perché ha la parte di spatola, ecco qui. Ultimo gel, diciamo, di Ish Glam è questo qui, che ha in realtà direttamente questo pettinino. È un po' scomodo il pack perché bisogna premere mentre pettinate, però devo dire che anche questo tiene sulle sopracciglia, mi piace un sacco, quindi questo qui ve lo consiglio. Sempre di Ish Glam, ma questa volta matita e pennarello, abbiamo questa che è la colorazione top. Di colorazione in realtà è un po' troppo scuretta per me, però riesco comunque a farla funzionare. Guardate un po', da una parte c'è la matita e fa questo pelo super super sottile, e dall'altra parte c'è il pennarello, che appunto per me è un po' troppo scuro, che però anche questo riesce a fare dei peletti molto molto belli. Cioè guardate un po' che tratto, è super regolabile in base appunto a come lo applicate voi, e questa da consigliare. Sempre di NYX, il Ticket Stick It non mi ha fatto tanto impazzire perché mi ero già innamorata della Brow Glue. Questo è colorato, colorazione Auburn, sì, magari lo finisco e poi lo butto via. Sempre Low Cost di Essence, questo gel che in realtà, allora, lo scovolino non mi fa impazzire perché è molto grande,
Però se avete delle sopracciglia che al momento, almeno momentaneamente, rimangono su, essendo molto liquido, ha bisogno di più tempo di asciugarsi. Quindi se avete appunto delle sopracciglia che appena le muovete restano almeno per 10 minuti lì, allora fa per voi, altrimenti assolutamente no, perché si abbassano subito se non le avete così le sopracciglia. Ecco, comunque un po' scomodo lo scovolino perché è troppo grande, però su di me fa un ottimo lavoro, quindi da tenere. Procediamo con questo di Sephora, è stato mio must have per un periodo e poi, dato che sta per finire, non lo volevo finire. Anche questo un effetto molto naturale, non le fa super laminate, però lo scovolino è molto carino, a forma di piedino, però mi piace molto e questo lo riacquisterei volentieri. Gel di Kylie, il Kybrow, assolutamente spettacolare, rimangono lì fisse. Questo gel l'ho usato sulla neve l'anno scorso, credo me lo riporterò anche quest'anno, mi è quasi finito purtroppo, e l'avevo preso in combo con la sua matita colorazione Auburn. Il gel è trasparente ed è bellissima, da una parte ha lo scovolino piccolino e dall'altra parte ha la mina sempre piccola. Anche questa colorazione Auburn, questa è un po' più tendente al rossiccio, quindi riesco ad utilizzarla, anche se forse anche questa è un po' scuretta per me, però comunque riesco ad utilizzarla, mi piacciono tantissimo. Procediamo con sempre gel, questo qui di Refai. Allora, il gel è così bianco, d'estate non ve lo consiglio perché vi fa la patina, la pappetta, tipo foglio sgretolato, non mi viene il termine. Comunque da una parte poi ha questi due pennellini e vi aiuta a fare l'effetto laminato, ma ve lo consiglio d'inverno, non d'estate. Passiamo a queste cere, una di Essence, una di Revolution. Mi piace più questa di Essence che quella di Revolution. Questo è proprio pennellino all'interno, anche quest'altra, ma appunto l'effetto tra le due mi piace più questa di Essence. Allora, se questa la vuole mia sorella glielo do, altrimenti me le tengo entrambe. E ora passiamo ai pennarelli e matite. Partiamo dalle matite. Questa matita di Dior, bellissima, colorazione perfetta per me. Non si legge neanche più il numero, no, il numero si legge 600 53, una matita lunghissima. Uso al momento come matita labbra perché ha la mina normale ed è troppo spessa. A me ora piacciono le micromine, tipo questa di Revolution Pro, che può essere un ottimo dupe per quella di Kylie. Da una parte ha la mina, questa è la colorazione blonde e l'ho provata anche nella colorazione Auburn e mi è terminata. Questa è la seconda blonde, bellissima. E da una parte appunto ha sempre lo scovolino piccolino. Queste anche su Amazon, da provare assolutamente, ve le consiglio tantissimo. E poi passiamo ai pennarelli. Purtroppo con i pennarelli non ho un buon rapporto a quanto pare. Primo questo di Essence, il The Brow Pen. Se si muove la fotocamera è colpa del mio cagnolino che sta sotto, sta dormendo, si sta muovendo. Questo è uno di quei pennarelli che dovrebbe fare a tre dentini, ma una colorazione super sbagliata. Come potete vedere, ce l'ho usato una volta, ma quasi non scrive più. Questo da buttare. Poi abbiamo questo pennarello di NYX, la Lift and Snatch. Mi dispiace tantissimo perché tutti quanti ne parlano bene, ma a me perde un sacco anche se la metto in verticale verso il su. Colorazione Auburn, fa un pelo sottilissimo, l'unica cosa che poi quando uso il setting spray diventa super scuro e, come ho detto, se l'agito un po' di più perde un sacco di liquido e colorazione Auburn è troppo scura. Non so perché, la blonde è troppo chiara, cioè troppo giallastra, e per le mie sopracciglia non so cosa devo prendere sempre, ecco perché vado su le mine. Purtroppo, cioè, mi dispiace un sacco, per me è bocciata. Roy, tutto a posto? E ultima, questa di Catrice, la Brow Define, ma Definer, assolutamente orrenda. Perde un sacco, cioè è verde letteralmente, grigiastra, eccola, si è pure asciugato, quindi questo da buttare. Mi stavo dimenticando di questo di NYX, che ormai ho praticamente finito perché mi dispiace buttarlo. Allora, lo scovolino è un gel trasparente, il Control Freak, orrendo. Lo scovolino è troppo grande per le sopracciglia, sembra un mascara trasparente. Non mi tiene le ciglia su, cioè in confronto questo di Essence mi fa l'effetto laminato e me lo tiene tutto il giorno. Cioè, capite? Questo di NYX non le mantiene neanche su, scendono e crea solo spessura alle sopracciglia e basta, al pelo proprio.
procediamo con le ciprie. Iniziamo subito da questa che avevo preso su AliExpress quando ero molto più piccola. E questa è assolutamente da buttare perché ce l'ho da tanto tempo e qui è quasi finita, ci utilizzavo solo questa. Procediamo con questa di Essence che secondo me è il dupe di quella di Huda. Questa è la versione traslucida, purtroppo non ci sono quelle colorate. Mi piace un sacco, non fa flashback, leviga, mi piace tantissimo e la utilizzo sempre. E ce n'è anche un bel po' perché c'è, guardate, la utilizzo sempre ma è comunque super piena. Quindi passiamo a questa di Huda, questa è la versione quella rosata, assolutamente spettacolare anche questa, sempre in polvere libera. Poi procediamo con queste due di Shiglam. Questa che è nella versione normale, in realtà la colorazione è bisque, mi pare. La parte superiore è compatta, questa è bianca, anzi traslucida, invece questa è rosata. E poi sotto invece abbiamo la polvere libera. Questa è la colorazione più chiara, ma guardate quanto è scura, per me assolutamente non va bene. Invece questa è quella rosata. Quindi questa rosata la tengo, invece quest'altra purtroppo la devo dar via. Questa andava benissimo, ma... La polvere libera no. Comunque fa un effetto molto carino, leviga abbastanza, tiene su il make up, quindi perché non tenerla. Poi procediamo con questa di Nabla. In realtà questa qui è stata una mia bocciata, che però la tengo per i viaggi. Alla fine non mi dispiace più così tanto. Questa di Revolution è molto sottile e compatta, mi piace tanto, la devo provare la devo riprovare perché non la provo da tanto. E come potete vedere ha subito levigato anche la pelle della mia mano. Quella di Refine in combo con la sua spugnetta, questa la tengo perché è leggermente giallastra ed è in polvere libera, è un po' difficile da prelevare tramite questo pack, anzi questa mi aiuta soprattutto quando utilizzo prodotti molto matte, perché con questa li vado leggermente ad idratare dato che è a base d'acqua. E infine abbiamo queste due. Allora, questa di Charlotte la adoro, infatti ha anche il buco al centro. E poi c'è questa che è appunto quella di NYX, sempre colorazione fair, è praticamente il dupe di quella di Charlotte. Sono entrambe molto leviganti, correggono leggermente il colore. Io le applico con i powder puff, questo rosa proprio per il ciprie rosa, come può essere anche quest'altro puff. E poi ho questi neri per le ciprie normali compatte oppure sempre in polvere libera. E questi li potete trovare sempre sulla mia lista Amazon. A dir la verità, ho saltato questi tre prodotti perché erano già in una box, diciamo, da declatterare. Allora, in primis questo gel di Pixi, a parte che come si è fatto orrendo, non ricordo, l'ho pure quasi finito, quindi era trasparente ma è diventato marroncino, quindi assolutamente da buttare. Questo è un altro gel sopracciglia di Revolution, in realtà ne è uscito proprio ora dal calendario dell'avvento 1, questo è letteralmente finito, ricordo che mi era piaciuto, e ora ho, diciamo, quello nuovo che appunto mi è uscito dal calendario dell'avvento, e se non li state vedendo andate a recuperare i vlogmas. Poi abbiamo questa cipria che, come potete vedere, non c'è più, quindi da buttare. E infine abbiamo questo fondotinta che è di The Ordinary, colorazione 3.1Y, che io in realtà utilizzavo per bronzing giusto nella parte degli zigomi, che a funzionare funziona e sembra anche un ottimo colore, non so, in realtà è bello pieno anche se il pack è sporco. Non so che farmene ora. Finita questa prima puntata di decluttering per quanto riguarda appunto la base viso, e il prossimo appuntamento di decluttering sarà su parte di contour, bronzer, blush, illuminante, sia in polvere che in crema, e se non dura tanto anche magari di qualche altra cosettina. Fatemi sapere nei commenti se questi video vi possono piacere, perché oppure se vi piacciono un po' più corti, meno spiegazioni, oppure più far vedere i prodotti, perché così almeno che tipologia appunto di video fare, magari come anche giostrarmi per le prossime puntate di decluttering. E a me piacciono un sacco, quindi credo che anche a voi piace vederli. E vi ricordo che su Vinted ho messo in vendita già alcuni prodotti, quindi man mano che faccio decluttering li metto già in vendita su Vinted. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio di decluttering, ma non solo, anche vlogmas e gli altri video normali. Baci!